8:41 ancora in diretta, buongiorno mattina con noi, canale 264 del digitale terrestre. Cusano Italia TV. E allora, come iniziamo questa nostra puntata? Con un appuntamento, segnatelo in agenda, mi raccomando, una data fondamentale, dal 2 al 9 ottobre, c'è la settimana del pianeta Terra, che quest'anno festeggia, pensa, 10 anni. Dal 2012. Dal 2012, e con questa settimana diciamo che gli italiani apprezzano le bellezze del nostro paese dal punto di vista geologico, ambientale e naturalistico. Allora, ci vediamo questo video, così ci immergiamo in questa bellissima atmosfera. Vediamo. Ecco, ma che belle queste immagini! Bellissimo! E Simone, devi sapere che grazie a questi eventi, da 10 anni, animatori, scientifici e centinaia di ricercatori hanno parlato di geologia, di paleontologia, di climatologia e archeologia. E soprattutto hanno spiegato e mostrato a migliaia di persone come le geoscienze facciano parte della nostra quotidianità. E tutto questo ne possiamo parlare con il nostro ospite di oggi, che è il professore ordinario di geologia Silvio Seno e coordinatore e coideatore della settimana del pianeta Terra. Buongiorno professore! Professore, buongiorno! Buongiorno a voi. Grazie per essere... Bellissima introduzione, grazie. L'abbiamo vista molto contenta anche noi, perché sono davvero delle immagini mozzafiato che di prima mattina fanno bene al cuore, professore. Che ci dobbiamo aspettare da questa settimana del pianeta Terra? Beh, quello che abbiamo visto sicuramente, perché noi abbiamo una grande, grande fortuna che si coglie da quelle immagini. E cioè tutte quelle cose che abbiamo visto sono nostre, sono nel nostro paese. E non dobbiamo fare neanche tantissima strada per passare da una all'altra, cosa che non è da tutti i luoghi della Terra. Ci sono luoghi sul pianeta in cui si viaggia per giornate intere dentro lo stesso paesaggio, con
bello, bellissimo, ma con grande anche magari monotonia. Qui noi abbiamo la fortuna di avere tutto questo in uno spazio ristretto e che ci consente di apprezzarne anche la diversità, la geodiversità. Quindi ci dobbiamo aspettare questo, ma non solo, ci dobbiamo aspettare anche di vedere gli strumenti scientifici, quindi qualche laboratorio, qualche istituto che fa ricerca sui temi che sono legati alla protezione del pianeta, alle risorse da prelevare in modo sostenibile, ma anche chi conserva questo patrimonio, perché ci sono un sacco di piccoli musei che sono anche un altro grande patrimonio del nostro paese, che aprono le porte con degli eventi speciali durante questa settimana di attenzione particolare che vorremmo dedicare appunto al nostro paese, poi prima di tutto. Professore, quali sono gli eventi che sono proposti dalla decima edizione? Beh, se possiamo stare qui fino a Sì, noi abbiamo di mezzogiorno di tempo, sera. professore. Ci interessa molto, quindi vorremmo partecipare anche noi attivamente. Bene, allora, ve ne dico due o tre, Alcuni, così. alcuni. Sì, sono quasi un centinaio, sono quindi si possono trovare anche vicino a casa sicuramente. Settimanaterra.org è il sito dove ci sono, c'è la mappa e le lenti. Quelle immagini che stanno scorrendo, questa qui è per esempio Tarquinia, Salina di Tarquinia, molto, molto bello. Quindi Lazio, vicino a Roma. Un'occasione per entrare in un'area protetta che mostra diversi aspetti, quelli naturalistici, ma anche, diciamo, quelli di protezione, anche quelli di paleo utilizzo, no, di queste saline, appunto, che avevano uno scopo, chiamiamolo industriale, estrattivo. Poi, se vogliamo spostarci un pochino a nord, per esempio, c'è in Val d'Aosta un bel osservatorio astronomico, quindi dalla Terra ci si proietta verso lo spazio, che organizza sempre, quasi sempre ci ha accompagnato in questa edizione, quindi NUTS Valle d'Aosta. Quindi abbiamo fatto Lazio, Val d'Aosta, possiamo scendere Al sud. passando per il Vesuvio, che ha un evento particolare, Pompei, fino a Pantelleria, che è l'ultimo posto scendendo verso sud che raccoglie il nostro festival. Sì, perché ricordiamo che il vostro festival è da nord a sud. Ho letto che sono 650 località italiane. Sì, queste sono quelle che sono state toccate negli anni, in Nei questo tutti i 10 anni. decennio, in 10 anni. Sì, molte si ripetono, ci sono dei colleghi, degli amici che Entusiasti. hanno Ci sono dei punti fermi. sempre proposto in tutte le edizioni cose diverse, ma si sono sempre presentati con delle iniziative. Altri invece sono a rotazione, di anno in anno cambiano. Professore Simone, Sì. parliamo di geoscienze. Ho letto che fanno parte della nostra quotidianità e grazie a questi eventi si può capire anche il loro sviluppo sostenibile, il loro ruolo che possono dare per lo sviluppo sostenibile del nostro paese, sia a livello sociale che a livello anche economico. È giusto? Sì, no, è giusto. Beh, gli esempi possono essere diversi, ne faccio qualcuno. Parto, Sì. ahimè, dalla quotidianità stretta, dall'attualità. Cioè, le geoscienze ci aiutano a trovare delle soluzioni per proteggerci dai pericoli naturali. Le Marche, questi eventi più piccoli ma molto devastanti di queste ore, ce lo fanno vedere bene, è un discorso che si è fatto molte volte. Si parla di paese fragile, in realtà il paese, come tutto il pianeta, vive di piogge, vive di terremoti, vive di nevicate. Ecco, la Sì, fragilità alluvioni. di alluvioni, e quindi la nostra fragilità non è la fragilità del paese, la fragilità nostra è che abbiamo pianificato malamente, che abbiamo mancato di fare opere di protezione e mancato di fare manutenzione, insomma, tutta una serie di cose che voi sicuramente avete già anche
trattato. Sì, ne Sì. parliamo Questo è un quotidianamente, grande capitolo professore. delle geoscienze. Quindi cosa servono le geoscienze? Ci aiutano a proteggerci, a migliorare la sicurezza, a trovare delle soluzioni per prevedere meglio, per prepararci al meglio, non del tutto eliminare la pericolosità, ma ridurne l'impatto. Poi servono molto dal punto di vista delle relazioni con la costruzione, l'ingegneria, l'architettura. Ogni opera che sia significativa ha un'interazione col suolo, questo va compreso, altrimenti succedono delle cose inopportune sugli edifici, sulle costruzioni. Poi ci sono tutto il capitolo, grande capitolo, georisorse. Beh, andiamo Sì. dall'acqua, andiamo dai materiali, le immagini scorrono pietre, quindi materiali lapidei, pietre, cave, minerali, ahimè, sempre più ricercati, sempre più estratti, anche con risvolti sociali un po' discutibili che servono per tutta la tecnologia, l'IT. Ma e poi c'è anche tutto un settore che lavora con il restauro delle opere d'arte, quindi magari un po' più di nicchia, ma pure esiste. Insomma, sono tante, tante cose. Quelle più importanti sono quelle che più rilevanti, quelle su cui c'è anche più impegno, no, dal punto di vista occupazionale, sono quelle che vi ho detto. Professore, ci sono tantissime attività che il pubblico può fare durante questa settimana. Leggo di passeggiate, escursioni, seminari, Sì. workshops. Ce ne dice qualcuna? Perché sono davvero tantissime cose. Beh, guardi, la cosa che forse più contraddistingue, perché noi siamo in gran parte geologi, quindi nel nostro posto dove si acquisiscono i dati, dove si prendono misure, si fanno misurazioni, si fanno osservazioni, il nostro laboratorio è all'aperto. E quindi molte delle manifestazioni che sono nella settimana del pianeta Terra sono all'aperto. Per esempio, ce n'è una bella nell'area vesuviana, a Pompei, che porta a vedere delle ville, quindi camminando, turismo lento, porta a vedere delle ville che non sono come dire, nel circuito Un comune, itinerario sono normale. delle cose un po' particolari. Un'altra bella, sempre con lentezza, da percorrere con lentezza, è il Tevere, un percorso lungo il Sì. Tevere, navigando Ah, che bello. con piccole imbarcazioni dalle parti superiori fino a scendere verso la foce. Queste sono un po' le particolarità, però davvero ce ne sono tante, anche per i bambini. Sì, infatti praticamente, professore, questo evento, la settimana del pianeta Settimana. Terra, voi affrontate un argomento, rigoroso e difficile come la geoscienza in modo semplice, gioioso. In questo modo avete avuto un aumento di pubblico, di partecipanti nelle varie edizioni? Ah, sicuramente sì. Ci sono eventi che hanno centinaia di partecipanti, anche bisogna dire, l'abbiamo avuti anche durante i periodi in cui non potevamo fare, come tanti, quasi tutti, Eh non sì. potevamo fare le cose solite che amiamo fare, quindi anche le cose che abbiamo fatto durante i periodi di costrizione del lockdown ci hanno dato un sacco di pubblico, di persone che sono affezionate, altre sono nuove, molte cose le facciamo appunto anche con le scuole, perché uno degli obiettivi, appunto, come avete detto voi anche nell'introduzione, l'avete detto particolarmente bene, con efficacia, Sì. è prestare attenzione, aiutare a cercare di capire meglio quelli che sono i meccanismi di quello che ci sta intorno, perché soprattutto se questo lo facciamo con i giovani, da una parte creiamo un interesse per delle professioni cui noi abbiamo bisogno, perché questo bisogna anche dirlo, noi abbiamo bisogno di persone che ci aiutino dal profilo tecnico. Quindi vogliamo suscitare interesse nei giovani da questo punto di vista, ma anche più in generale sapere che il pianeta ha bisogno di attenzione, che il nostro ambiente ha bisogno di attenzione, di svilupparlo, dall'altra di non fare neanche dei comportamenti che ci mettano in pericolo. Allora, professore, se lei è d'accordo, vogliamo suscitare un ulteriore interesse Come attraverso no? questo video.
Sentiamo la voce del bravissimo Cesare Boci, che è un attore straordinario e ci parla proprio della settimana del pianeta Terra. Vediamo questo video e poi, professore, lo commentiamo insieme. Il nostro pianeta è in continua evoluzione. La crosta terrestre e gli oceani si rimodellano senza sosta. Questo pensiero mi ha affascinato fin da ragazzo e la passione per quello che le rocce possono raccontare non mi ha mai abbandonato. Nelle rocce possiamo leggere il passato della vita sulla Terra e la lenta e continua trasformazione di ambienti e paesaggi. Possiamo rimanere incantati dai riflessi iridescenti di un cristallo o dalla potenza di un vulcano in eruzione. Comprendere l'evoluzione del nostro pianeta è una condizione imprescindibile per uno sviluppo armonico e sostenibile della nostra società. In particolare in un paese così a rischio come il nostro. La conoscenza del territorio e dei rischi ai quali è soggetto, del suo sottosuolo e delle sue risorse, consente di difenderci meglio da questi pericoli e di sfruttare con coscienza e rispetto i doni che la natura ci offre. Lo studio degli equilibri che governano il pianeta può consentire agli scienziati della Terra di migliorare la qualità della nostra vita. La settimana del pianeta Terra farà conoscere a tutti l'affascinante mondo delle geoscienze. Musei, parchi naturali, università ed enti di ricerca propongono in ogni parte d'Italia geoeventi che vi faranno scoprire le geoscienze e il loro ruolo strategico per il nostro futuro. Del pianeta Terra, decima edizione. Che bello. Professore, che belle immagini che vediamo in questo promo. Sì, tra l'altro hanno proprio toccato anche tutte le cose di cui abbiamo parlato, un po' sì. Grazie anche alla presenza di Cesare Boci che ci accompagna dalla prima edizione come geologo anche, perché beh sì, sappiamo probabilmente che si è laureato in geologia. Ha poi fatto, come sappiamo, un altro percorso, ma sicuramente ha mantenuto una vicinanza per questa cosa per cui appunto studiato. Sì, professor Seno, siamo in chiusura, ma io volevo chiederle una cosa, è una curiosità personale. Io come paleontologo conosco soltanto Ross della celeberrima serie Friends americana, ma in due parole, il paleontologo cosa fa? Ma due parole, ci vorrebbe una settimana, professore. Il paleontologo è una delle discipline delle geoscienze, studia i fossili, Sì. quindi gli organismi del passato che sono inglobati nelle rocce, piccoli o grandi che siano, dalle dimensioni microscopiche a quelle dei grandi vertebrati. Grazie, professore, grazie mille. Per essere stato con noi e diciamolo, viva la settimana del pianeta Terra, una bellissima iniziativa che da 10 Grazie. anni attrae Vi sempre aspettiamo. di più tantissimo pubblico. Buon lavoro, professore. Grazie. Anche a voi, grazie, buona giornata. 9 in punto, allora siamo in tempissimo per dare la linea al nostro TG Flash, un po' di informazioni e torniamo tra pochissimo. A tra poco.